Signori, buongiorno, amici cari, benvenuti. Stiamo per chiudere il congresso scientifico, il quinto congresso della Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute. Sono stati veramente tre giorni importanti di lavoro intenso e in primo luogo, a nome di tutto Senior Italia e a nome anche vostro, vi prego un applauso a tutti i medici che hanno contribuito, tutti gli infermieri, tutte le persone che sono arrivate qui tra noi e hanno passato questo weekend in funzione di aiutare le istituzioni che sono presenti qui con noi al tavolo, hanno lavorato anche loro con noi due giorni, cambiare un pochino, comunque far evolvere un sistema sanitario che deve essere con una finestra aperta, con maggiore attenzione al mondo della terza e quarta età, al nostro mondo. Bene, i dipartimenti si sono... hanno avuto una grande attività, un senso forte non solo professionale ma di attaccamento alle istituzioni e un grande senso civico e sociale in funzione di una produzione di un documento che poi conterrà all'interno tutte quelle che sono le soluzioni per un sistema sanitario migliore. Cerco di andare in sintesi per farvi capire. Il nostro meccanismo di lavoro, come voi conoscete da 5 anni, è cercare di prendere le migliori menti, reclutarle, farle venire a lavorare con noi, le migliori menti della nostra nazione da un punto di vista scientifico e soprattutto metterle a contatto con tutti gli attori di un sistema sanitario. Un sistema sanitario complesso, un sistema sanitario che da sempre viene considerato tra i migliori al mondo, ma è un sistema sanitario che, esattamente come la nostra età cambia e ci fa cambiare e noi stessi abbiamo esigenze diverse, anche il sistema sanitario deve rispondere a esigenze diverse. E lo facciamo fare dalle persone che vivono il sistema. Quindi abbiamo utilizzato una metodica col presidente Messina che non è nient'altro che avvicinare quei grandi tre mondi. Il primo mondo, quello delle istituzioni e del governo, il secondo mondo degli operatori sanitari, che sono i medici di medicina generale, i medici specialisti, hanno lavorato con noi 70 società medico-scientifiche nazionali e internazionali, il mondo degli infermieri, le 18.000 farmacie che sono presenti sul territorio nazionale, tra cui anche le rurali, quelle che comunque svolgono un'azione ancora più importante nei piccoli paesi, per arrivare poi ovviamente al mondo, secondo me, che è ancora più nel nostro cuore, cioè il mondo dei cittadini e dei pazienti, quindi Senior Italia. Bene, questi tre mondi uniti in una grande piattaforma scientifica in cui ognuno non doveva fare nient'altro che trasmettere agli altri quali erano le proprie esigenze. Quindi valutazione delle criticità del sistema sanitario nazionale da un punto di vista del paziente, da un punto di vista degli operatori sanitari e da un punto di vista organizzativo e amministrativo. Bene, dopo questa analisi, che è durata diverse ore, tutti i colleghi insieme non hanno fatto nient'altro che trovare delle soluzioni concrete che potessero dar luce sempre più forte, una luce sempre più intensa, una luce sempre più umana a quello che è l'articolo 32 della nostra Costituzione, quello che difendiamo e quello che cerchiamo di tutelare, cioè il diritto alla salute. I dipartimenti sono stati 15 quest'anno, hanno toccato gli argomenti più ampi che sono dalle problematiche del sistema cardiovascolare per passare poi alle problematiche in chirurgia e nuovi device, hanno toccato argomenti come l'introduzione di nuovi farmaci, farmaci importanti, farmaci salvavita e hanno introdotto argomenti che sono soprattutto come farvi capire che un sistema deve cambiare. Bene, in sintesi, il sistema sanitario è fatto di tre grandi aree. Quella centrale, ossia l'area della cura, e voi tutte la conoscete, perché con la nostra cultura entriamo nel sistema sanitario nazionale solo quando stiamo male e questo è già il primo errore e la prima criticità. Il mondo delle cronicità, cioè delle malattie croniche che purtroppo non passano, le possiamo solamente gestire e tutelare per arrivare poi a quel mondo della non autosufficienza, un mondo ancora più grave. E qui tra noi c'è Augusto Battaglia, un amico veramente di Federanziani che da anni si batte per far sì che il Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza e la protezione dei soggetti più fragili, dei nostri amici più fragili, possa vedere riconosciuto un momento economico che sia soddisfacente soprattutto per le famiglie e di aiuto soprattutto. Parto nuovamente dall'inizio e dico, ecco, da questa parte c'è la prevenzione, un qualcosa per noi sconosciuto, perché noi siamo abituati sempre a entrare in questa grande porta del sistema sanitario nazionale pensando che sia una porta che si apre quando stiamo male. Questo è il più grande errore, la più grande criticità che vi comunico. Bisogna iniziare a pensare
che dobbiamo cercare di non star male. Tutti i dipartimenti avevano delle linee che erano in comune e questa è una linea in comune a tutti i dipartimenti. Non ve li cito tutti, ovviamente, però per farvi capire che le tematiche avevano sempre questo momento di criticità, cioè la prevenzione è poca. E allora vi chiedo, dato che oggi fare prevenzione vuol dire cercare di star bene e cercare ovviamente di non passare nella casa del padre, vediamola così, o più tardi possibile, cosa si fa? Cosa si fa? Abbiamo chiesto a tutti questi menti eccellenti cosa fare. Da certi punti di vista è semplice, da certi punti di vista è complesso, perché se oggi dobbiamo andare all'interno dello studio del medico di medicina generale e chiedergli un esame se non stiamo male, forse ci sono problemi di autorizzazione di questo esame. Dopodiché, se noi vogliamo andare a prenotarlo, forse ci sono dei problemi di attesa, problemi che dobbiamo assolutamente sconfiggere insieme. E allora da lì in poi ci si rende conto, e per un momento le abbiamo fatto mettere la giacca di Senior Italia a questi nostri amici medici, infermieri, farmacisti e via dicendo, e si sono sentiti per un momento pazienti, si sono sentiti per un momento cittadini, si sono sentiti da questa parte, e da questa parte hanno detto: avete ragione, questo mondo non va bene così. Quindi se vogliamo in qualche modo cambiare, dobbiamo iniziare a dire qual è la prevenzione, come si può star bene in futuro, se dobbiamo proteggerci da un punto di vista cardiovascolare, che facciamo? Beh, voi sapete, Signor Italia è molto pratica, è concreta. Avete visto quest'anno, all'interno della hall, al centro del Pala Congressi, potevate fare degli ecocolor Doppler per studiare i vasi più aortici, i grandi vasi del collo, quelli che portano il sangue al cervello, importantissimi. Potevate fare uno studio delle valvole cardiache con un ecocardiogramma, tutto gratuito. Era un modo per farvi capire che il mondo scientifico ha le porte aperte nei vostri confronti. Esattamente come potevate fare uno studio della vista, uno studio dell'udito. Tutti i problemi su cui magari abbiamo difficoltà durante la nostra settimana a trovare un appuntamento, e comunque anche i costi non sono da poco, spesso sono esami privati. E abbiamo iniziato così. Il prossimo passo che abbiamo deciso tutti quanti insieme è di fare in modo che ci siano degli ospedali amici di Senior Italia. Amici vuol dire che magari una volta al mese o una volta ogni 2 mesi possono avere delle porte aperte, gratuite, a delle giornate dedicate, come abbiamo fatto noi oggi, alla prevenzione cardiovascolare, alla prevenzione oncologica, alle malattie che magari hanno, sono molto semplici, tipo, non so, se avete un dolore all'inguine, potrebbe essere un'ernia inguinale, c'è qualcuno che vi visita in quel giorno senza neanche troppi problemi burocratici e senza ticket. Questi stanno diventando gli ospedali amici, una rete per voi, una rete in cui in effetti ci sono persone che lavorano non solo professionalmente, ma anche da un punto di vista civico e sociale, e di questo già sin da ora li ringrazio. Bene amici, dietro a questo mondo c'è anche tutto il mondo dell'oncologia. Si può prevedere e prevenire? Sì, si può. Beh, però c'è un vecchio detto che voi conoscete bene, me lo ripeteva sempre mia nonna. Diceva: aiutati che Dio ti aiuta. È vero, cioè aiutiamoci anche noi a capire. Non possiamo stare fermi e tutti provvedono a noi. Noi lo facciamo col cuore, ma c'è bisogno della vostra partecipazione. È per questo che siete qui oggi. Oggi deve cambiare qualcosa. Già anni che vi cerchiamo di mettere in testa questo messaggio. Ma sapete perché siete importanti? Perché se voi questo messaggio lo assorbite e siete omogenei sul territorio nazionale, voi tornate all'interno dei vostri centri anziani e avete la fortuna di promuoverlo, di far capire anche alle persone che non hanno la fortuna di essere qui oggi cosa fare e come muoversi, e soprattutto alle vostre famiglie, ma in modo particolare ai vostri nipoti, di modo che non ci sia più l'errore con le nuove generazioni. Oggi, se avete una glicemia alta, la potete tranquillamente controllare, basta sapere cosa mangiare, muovervi. Beh, per voi è semplice, almeno 2 volte alla settimana ovviamente ballate, come ieri sera, perché ho visto le foto con il presidente Messina che avete fatto un ballo a mezzanotte, sono arrivate anche a me queste. Però se il movimento per voi è una cosa semplice, se passeggiare per voi è una cosa semplice, forse c'è bisogno anche di un'educazione alimentare. Dovete stare un po' attenti al fumo, un po' attenti all'alcol, dovete guardare i vostri nipoti che non siano dirottati verso una via che non è proprio quella precisa. Dovete avere una supervisione sulla vostra famiglia, questo è il vostro ruolo importante in sanità. Dovete essere educatori all'interno della vostra famiglia. La prevenzione va costruita da piccoli. Quello che possiamo fare noi è solamente cercare di non ammalarci e di non far cronicizzare una malattia. Bene, sono tanti
gli operatori sanitari che ci vogliono bene, che hanno lavorato qui questi due giorni, che in poche parole hanno cercato di darci una mano e di far capire quello che potrebbe essere cambiato in questo sistema. Questo discorso serve semplicemente a sollecitarvi e a dire che voi siete parte integrante di Senior Italia e di Corte di Giustizia Popolare per il diritto alla salute. Per noi è molto importante che voi ci siete, per noi è molto importante che torniate a casa e facciate quello che di fianco al diritto alla salute, articolo 32 della Costituzione, anche se non è scritto, si chiama dovere. Il dovere è di volervi un po' più bene, volere un po' più bene la vostra famiglia e pensare che la sanità non è un qualcosa dove voi entrate quando state male, ma che vi guadagnate ogni giorno. Grazie.